Eccoci qua, ben trovati. Oggi la musica ci porta da un carissimo amico cantautore. Con noi LC. Ciao. Ciao, ciao a voi. Innanzitutto voglio ringraziare te per l'invito. Sono davvero contento di essere qui a parlare con te. Io sono felice che tu sia qui con me perché sei molto, molto, molto bravo. Allora, fai Grazie. promozione con un brano molto bello, cantato bene, scritto bene, veramente ti distende, ti rapisce, riflessi. Dai, portaci dentro questo bel brano. Sì, diciamo che Riflessi è nato in un periodo abbastanza particolare, ecco, un periodo dove sono stato sopraffatto da tante emozioni insieme. Più precisamente parlo del 2022, dove purtroppo è venuta a mancare mia nonna, e quindi lì, diciamo, fui sopraffatto da tante emozioni che mi hanno riportato un po' indietro nel tempo a una situazione in particolare che io amo definire un'illusione sentimentale, ecco, che poi alla fine è proprio la cosa di cui parla il brano. Un'illusione sentimentale, perché noi sappiamo molto bene che quando ci troviamo magari in una situazione abbastanza difficile o un momento di sconforto, cerchiamo sempre quel punto d'appiglio, quel rifugio dove rifugiarci, ecco, quindi diciamo che in quel momento fu proprio il mio riflesso all'interno dello specchio ad essere il mio unico appiglio ed è stata davvero una bellissima cosa da poter inserire all'interno del brano. Ci tengo personalmente a ringraziare il produttore che ha fatto un lavoro eccezionale, Luigi Pignalosa, nonché arrangiatore del brano, e lo scrittore che insieme a me abbiamo scritto un testo che rappresenta veramente appieno la scena in sé per sé, Alfio Roberto Pulitano. Vero, 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 vero. Tutti veramente molto bravi. Allora, come ti avvicini al mondo della musica? Quando è scattato il pallino? Sì, diciamo che io sono convinto che la passione della musica c'è sempre stata, poiché ormai sono storie sempre ripetute che ti vengono trasmesse, quindi lo stesso è stato un po' per me. Mio padre suonava quando ero più piccolino, faceva piano bar, quindi comunque era abbastanza incuriosito da quello che facesse. Iniziai a mettere mano su un pianoforte, a canticchiare un po' quando i miei genitori magari non erano a casa, perché avevo comunque un po' vergogna. Però devo dirti che ero abbastanza titubante su cosa volessi fare, perché mi è sempre piaciuto fare doppiaggio, teatro, quindi ero abbastanza in conflitto su cosa scegliere. Solo successivamente, quando diventai un po' più grandicello, al primo anno di liceo scientifico, mi ritrovai in una situazione abbastanza particolare. Come ben sai, la figura dell'artista, del cantante, insomma, al giorno d'oggi purtroppo non è vista proprio come un lavoro a tutti gli effetti, viene vista più come un hobby, un passatempo, no? La Quindi storia è mi infinita, ritrovai. la storia è Esatto, è infinita. una storia infinita, ormai sempre questo, eh. E mi ritrovai in una classe con dei compagni abbastanza particolari, quindi mi ritrovai tra i banchi con qualche insulto, con qualche battuta, qualche risata, ecco, quindi la musica è diventata proprio una sfida personale da lì. Difatti, decisi poi di lasciare gli studi del liceo scientifico e trasferirmi al liceo musicale di Benevento, dove rimasi anche abbastanza sorpreso perché entrai con il massimo dei voti. Quindi è stata una sfida davvero che mi ha cambiato la vita, se così possiamo dire. Era proprio la scarpa giusta per il tuo piede. Esatto. Senti, cosa ti aspetti da questo brano? Che reazione deve scatenare, secondo te? Allora, diciamo che quello a cui punto che ho sempre puntato, insomma, con la creazione dei brani è che creasse una specie di punto d'appiglio come lo è stato per me nel momento del bisogno. Difatti, io credo già di esserci riuscito. Ho ricevuto tanti, tanti complimenti, tanti commenti, come sempre accade dopo un'esibizione. Però io credo che il complimento più bello sia quando una persona si avvicina, ti guarda negli occhi e ti dice: "Guarda, io ti ho capito e grazie alla tua canzone non mi sento solo o sola". Quindi è questo che mi auguro del brano, che possa riuscire ad emergere come un rifugio per qualcuno che ne ha davvero bisogno, come lo è stato per me. Io penso proprio che hai centrato l'obiettivo e avete centrato l'obiettivo. Social, Grazie. quanto sono importanti davvero, voglio la verità. Ok, allora diciamo che i social possono mandare sia un messaggio giusto, ma anche un messaggio sbagliato. Se parliamo di musica, io credo che sia un fattore positivo, ecco, perché io sono dell'idea che un brano rappresenta un frammento di storia di un singolo individuo, quindi comunque internet e i social ci danno più possibilità di cercarlo meglio, di confrontare poi anche la musica tra i vari artisti, quindi secondo me comunque è un buon mezzo come si può dire, un mezzo di trasporto, se così lo possiamo definire, sì. Quindi secondo me è un buon mezzo. Non, poi dipende sempre da quale punto, ecco, però in ambito Certo. musicale secondo me ci sta.
È come si utilizza. È come si utilizza, giustamente. Senta, a questo punto ci dici le pagine social, così veniamo a Sì, curiosare un po'. diciamo che cercarmi sui social è molto semplice. In questo caso potete andare tranquillamente su Spotify o su YouTube, cercare il mio nome d'arte, quindi LC, e in questo caso il brano che è Riflessi. Poi se andate sul profilo artista trovate tutti i link social come Instagram, Facebook, YouTube, eccetera. Bene, allora ti dico grazie mille per questa bella chiacchierata. Grazie a te. E noi vi lasciamo a riflessi. Ciao. Tutte quelle parole che ti volevo dire, tutte quelle canzoni che volevo finire di ascoltare con te, sotto casa con te. Ti avrei dato di più di quello che già so fare, imparando con te l'arte anche di sbagliare quando sono con te. Io non so fingere. Cosa faccio se tu non ci sei? Cosa canto se tu non ci sei? È tutto vuoto, un vuoto a perdere. Bastasse più di una canzone. Nei riflessi dei miei occhi spenti vorrei fare spazio per tenerti, una casa per difenderti. Nei tuoi gesti non c'è un riflesso per me. E butterò questo mio cuore tra le fiamme, tra le cicatrici che hai lasciato su di me. Vorrei scriverti spesso, darti più di me stesso, fare un grande casino per averti vicino quando sono con te. Non ho limite. Quante guerre ho già perso per provare a tenerti, per provare a cadere nei tuoi occhi distratti, basteranno ad averti. Non è facile. Cosa faccio se tu non ci sei? Cosa canto se tu non ci sei? È tutto vuoto, un vuoto a perdere. Bastasse solo una canzone. Nei riflessi dei miei vorrei fare spazio per tenerti, una casa per difenderti. Nei tuoi gesti non c'è un riflesso per me. E butterò questo mio cuore tra le fiamme, tra le cicatrici che hai lasciato su di me. Su di me. Tutte quelle parole che ti volevo dire, tutte quelle canzoni che volevo finire, ti ascoltare con te, sotto casa con te.